Partecipanti su Zoom hanno la possibilità di intervenire con delle domande sulla chat e può essere data loro anche la parola attraverso il microfono. Quelli che seguono su Facebook anche loro possono postare delle domande che vengono poi riportate alla nostra moderatrice di oggi. Oggi noi parliamo dei diritti umani, un tema a cui il turismo responsabile è particolarmente sensibile. E che ci riguarda tutti, riguarda chi organizza i viaggi e riguarda chi vi partecipa. Abbiamo oggi un panel di alto profilo e vi saranno presentati tutti i nostri relatori dalla moderatrice Angela Caporale. Il tema sarà affrontato da Amnesty International, quindi un parere, un punto di vista particolarmente autorevole. Poi sentiremo i punti di vista di chi organizza i viaggi, delle ONG che gestiscono i progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e avremo dei focus in particolare sul tema dei diritti umani che riguardano i minori e le donne. Ecco, il mio ruolo è già finito qua. Do subito la parola ad Angela Capale, che sarà la nostra moderatrice. Prego. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte e grazie appunto a Maurizio Davolio, presidente di ITR, per questo invito e per aver organizzato questo panel che ci permetterà di affrontare un tema che sicuramente ci darà tantissimi spunti, che è molto delicato, molto interessante, e che è appunto quello del rapporto tra turismo e diritti umani. Ne parleremo insieme a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, Caterina Carmassi, responsabile diritti umani di Cospe Onlus, Renzo Garrone, presidente di RAM Viaggi Incontro, tour operator e storico partner di ITR, Yasmina Boloa di ECPAT Italia, un'associazione che opera da anni ormai nel contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori, e infine con Yaya Pedemonte, giornalista e presidentessa del Gender Responsible Tourism, quindi esperta di questioni di genere e di come queste si relazionano e si intrecciano con il tema del turismo. Tutti, insomma, sappiamo che si può viaggiare e di fatto anche viaggiamo, magari non esattamente in questo momento, ma ci è capitato di farlo in paesi dove i diritti umani vengono calpestati. L'esempio che forse verrà in mente per primo a tutti è quello dell'Egitto, anche appunto per ragioni di attualità. E quindi mi rivolgo subito appunto a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, per chiedergli quali sono, diciamo, i paesi dove c'è più, diciamo, il rischio di trovarsi a viaggiare anche inconsapevolmente, dove vengono appunto calpestati e violati i diritti umani, e che cosa può fare un turista sensibile a questo tipo, a questo argomento? Grazie Antonella, buonasera a tutte e a tutti, grazie per aver invitato Amnesty International a questo incontro. Iniziare col dire una cosa, il rapporto 2020-21 che vorrei mostrarvi è questo qui, appena pubblicato e presentato alla stampa il 7 aprile, contiene schede su 149 paesi. Poi magari dopo vedremo come utilizzarle, se utilizzarle e come. È ovvio che noi non possiamo dire che in 149 paesi, che sono buona parte del pianeta, non si deve viaggiare perché c'è una situazione di violazione dei diritti umani. Occorre naturalmente distinguere, occorre valutare se, che posso dire, rispetto alla Bosnia, dove il trattamento dei richiedenti asilo e dei migranti è pessimo, noi dobbiamo rinunciare per quel motivo ad andare ogni anno a luglio a Srebrenica, per ricordare che c'è stato un genocidio nel cuore dell'Europa nel 95. Evidentemente non possiamo stabilire che in Bosnia non si deve più viaggiare, così come non possiamo stabilire che in paesi in cui si violano i diritti umani, sulla base di questo unico criterio, si debba rinunciare a viaggiare, perdendo esperienze, perdendo conoscenza, perdendo anche opportunità di fare solidarietà. Quindi io credo che dovrebbe ispirarci un po' la valutazione del caso per caso, con una eccezione, non di un paese, ma di un sistema, quello che io chiamerei il tourism washing, cioè il tentativo di utilizzare il turismo come arma politica per non far parlare di altro. E questo ovviamente chiama in causa la situazione dell'Egitto.
Poi ci sono situazioni che cambiano. Oggi Myanmar, per una serie di ragioni, dal 1 febbraio è un paese sensibilmente diverso, direi quasi opposto rispetto a ciò che era prima del colpo di Stato di 2 mesi e mezzo fa. E quindi dobbiamo anche valutare le situazioni che cambiano. In generale non mi sentirei di dire che la presenza di un paese nel rapporto globale di Amnesty International di per sé sia un motivo per non viaggiare. Ripeto, c'è un'eccezione. Quando si usa il turismo come arma politica, come nel caso dell'Egitto, si fa una sfilata farzosa di mummie in giro per il Cairo, e quello ha l'obiettivo raggiunto, peraltro, di occupare le edizioni della sera dei telegiornali soltanto con quella esibizione, allora lì forse dobbiamo fare un ragionamento diverso e chiederci veramente se valga la pena. Ultima cosa, noi dobbiamo pretendere, Amnesty International, le organizzazioni per i diritti umani, le organizzazioni di cooperazione, le organizzazioni che si occupano di turismo responsabile, che le indicazioni per i turisti siano precise. Da questo punto di vista mi dispiace di nuovo tornare sull'Egitto, ma noi abbiamo lamentato più volte che sul portale Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri le informazioni sull'Egitto erano meno di quanto sarebbe stato importante scrivere. Abbiamo comparato le corrispondenti sezioni del Foreign Office del Dipartimento di Stato e l'Egitto era indicato come un paese non sicuro, ma non sicuro non dal punto di vista delle violazioni di diritti lì, ma da come quel tipo di violazioni poteva impattare sul turista. Perché è bene sapere che in tanti paesi la mera presenza come bystander, no, come persona che passa, che sta lì e che assiste a una manifestazione o magari fa una foto, se tu questo lo fai in Nigeria durante una manifestazione del movimento che chiede lo scioglimento della squadra speciale antirapine della polizia, tu vai in galera. E dal mio Ministero degli Esteri io devo pretendere esattamente che ci siano queste indicazioni. Sì, quindi diciamo che c'è un importante tema di informazione rivolta al turista che magari in certi contesti può essere deficitaria, come appunto quello che abbiamo citato. E ha citato appunto anche il rapporto di Amnesty International, c'è un importante lavoro aggiornato ogni anno con delle schede paese. Tutto questo tipo di lavoro di denuncia e di monitoraggio può essere utile e declinato anche in una funzione turistica, a vostro avviso? Secondo me sì. Tra l'altro mi fa piacere rivedere Maurizio, con cui adesso neanche ricordo se era il secolo scorso o quello attuale. Noi lavorammo proprio in questa direzione, no? Di mettere a disposizione dei turisti e delle organizzazioni di turismo responsabile le schede del rapporto di Amnesty International. Quindi questa, adesso che abbiamo pubblicato dopo un paio di anni un'edizione cospicua con delle schede paese, credo che varrebbe la pena di riprendere questo discorso. Chiudo dicendo che noi abbiamo anche un tema di responsabilità di chi organizza turismo, che naturalmente non coinvolge chi è presente in questa conferenza, coinvolge però per esempio tutte le agenzie che fanno promozione turistica online. E noi, Amnesty International, ha denunciato più volte il fatto che agenzie che vendono pacchetti online ingannano i turisti, omettendo ad esempio, qui di nuovo il tema dell'informazione, omettendo per esempio che alcuni siti assai promozionati nei territori palestinesi su cui ci sono insediamenti di coloni israeliani sono territori che sono stati strappati alla popolazione palestinese, e quindi non si può andare lì e trovare su un portale meraviglioso esempio di architettura, grande sito archeologico, e lì prima c'era qualcun altro. Quindi e su questo abbiamo veramente fatto una campagna sulle agenzie di turismo online, chiedendo loro di avvertire i loro turisti che vogliono andarci. Bene, vanno su territori occupati, però devono saperlo.
Direi che questo è l'assist perfetto per passare appunto dal ruolo del turista al ruolo del tour operator. Quindi appunto mi rivolgo a Renzo Garrone che questo fa anche di mestiere e che anzi ha curato anche dei paesi che si è occupato a lungo anche di paesi che in questo momento sono critici. Appunto parlavamo del Myanmar, ma anche dell'Iran, del Tibet. Quello che vorrei chiedergli appunto da tour operator, come ci si organizza in queste situazioni? Cosa viene proposto? Cosa si può raccontare effettivamente al turista che desidera visitare questi paesi? Allora, abbiamo dei problemi di audio-video. Allora, mi scuso, direi che proseguiamo un po', cogliamo l'altro assist mentre appunto Renzo Garrone, vediamo se riesce a ricollegarsi con noi. Appunto abbiamo parlato di Palestina, no? Di quello che succede in termini di turismo in un paese dove appunto le violazioni dei diritti umani sono molto ampie e di vario tipo. La Palestina è un paese dove è attivo da anni, è attivo da anni COSPE e ONLUS. Quindi chiedo appunto a Caterina Carmassi, responsabile dei diritti umani per questa ONG, di aiutarci insomma a riflettere perché molti dei paesi dove appunto c'è del turismo e ci sono delle violazioni dei diritti umani sono poi gli stessi paesi dove le ONG si trovano ad operare, dove propongono dei progetti di cooperazione che talvolta coinvolgono anche il turismo. Quindi diciamo la prima domanda riguarda proprio il vostro ruolo in questi luoghi e se c'è effettivamente un eventuale contatto con i turisti, magari da italiani dove incontrate altre persone italiane, insomma che cosa succede? Intanto Angela, grazie. Anch'io mi unisco al ringraziamento per l'invito e in particolare per questa domanda. Ti confesso che quando ho ricevuto questo invito le domande che mi sono posta sono state molto divertenti. Mi sono chiesta soprattutto in che modo avrei potuto spiegare alle persone che assistevano qual è il ruolo della cooperazione in termini assolutamente divulgativi, perché già c'è una certa confusione in questo momento storico su che cosa sia la cooperazione internazionale, su che cosa siano le ONG, che cosa facciano. E mi ha molto stuzzicata l'idea di poter spiegare questa connessione. Ora, devo partire da un presupposto nello spiegare il ruolo della cooperazione rispetto al turismo. La nostra organizzazione si occupa di cooperazione allo sviluppo, quindi cosa significa? La cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere quell'attività di cooperazione tra le nazioni che porta a uno sviluppo equo e paritario di tutti i paesi del mondo. Lo facciamo con un approccio che è quello universalmente riconosciuto nella cooperazione, che è quello dei diritti umani. L'approccio diritti umani nella cooperazione cosa significa? Significa che nel momento in cui si vanno ad apportare delle risorse, e in particolare economiche, in un luogo dove queste siano scarse, si deve avere attenzione al non creare dei disequilibri, degli sbilanciamenti in un luogo che altrimenti rischia di soccombere di fronte a all'ingerenza esterna. Quindi anche nel lavorare sul turismo, in un qualche modo ci dobbiamo porre gli stessi problemi. Come si può rendere il turismo, che è un'attività economica sicuramente foriera di possibili e potenziali vantaggi, un'attività meno impattante? Questo lo si fa considerando a tutto tondo, attraverso un approccio sia integrato che partecipato, i fattori su cui le dinamiche sulle quali si va a inserirci. Quindi questo cosa significa? Una grande preparazione alla base, nel senso che i progetti di cooperazione partono, specialmente negli ultimi anni, da una conoscenza di base e da studi partecipati che coinvolgono le comunità dove si va a lavorare. Questo è un grande passaggio rispetto a quella che era la cooperazione intesa in senso tradizionale negli anni 90, quando ci si limitava a portare risorse economiche. Oggi in un qualche modo invece si cerca di partecipare assieme alle comunità locali, ma anche alle istituzioni locali,
allo studio di quello che è la realtà del paese in cui si va ad incidere. Oltre a questo si ha un approccio integrato, nel senso che sempre fino agli anni 90, e poi è chiaramente un processo in divenire tuttora, si lavorava molto anche attraverso la cooperazione sull'offerta di servizi. Cosa significa però offerta di servizi? Significa semplicemente impiantare qualcosa di alieno in un posto che non lo sa gestire, che verosimilmente non ne beneficerà nel lungo periodo e che soprattutto nel tempo non potrà portare avanti il progetto. E qui il concetto di sostenibilità. Sostenibilità significa non solo la sostenibilità ambientale di cui si parla molto e nel mainstreaming c'è sempre il concetto di sostenibilità ambientale, ma qui sostenibilità nel periodo, nel lungo periodo. Quindi direi questo, non voglio dilungarmi, però il ruolo della cooperazione è portare ad oggi, perlomeno quello che io spero nella cooperazione, quello per cui ci impegniamo come organizzazione, è quello di svolgere, di attuare, disegnare ed attuare poi dei processi che vadano a incidere positivamente sulle comunità locali e che attraverso il rinvigorimento di una serie di settori che sono quelli produttivo, lavorativo, ambientale, tutta una serie di settori collegati, possano poi come conseguenza offrire un turismo di qualità e un turismo sostenibile. Ma non direi che ad oggi lavorare su servizio, su offerta pura e semplice. E quindi questa spero che sia una prima distinzione importante che dà un'idea. Sì, questo diciamo ci aiuta a capire anche appunto come voi appunto come ONG vi calate in questi contesti e in che modo la vostra attività anche appunto alla luce di queste evoluzioni e di questo studio rispetto alle situazioni si intreccia con i flussi turistici. Allora, in questo senso, Angela, ti potrei raccontare a chi assiste tantissimi progetti, nel senso che quello che abbiamo deciso di fare in moltissimi casi e in moltissimi territori, fra i tanti posso citare la Tunisia, posso citare Capo Verde, posso citare il Brasile, Cuba, ci sono un sacco di realtà dove una fetta della popolazione, pur avendo possibilità di offrire servizi interessanti che hanno a che fare direttamente con le radici del luogo in cui vivono, quindi un turismo genuino, di qualità, non hanno di fatto accesso a un mercato che viene per intero controllato dai tour operator più grandi o dalle realtà di multinazionali di fatto che sono quelle che hanno più potere contrattuale. Quindi spessissimo i nostri progetti sono andati a incidere non direttamente sull'offrire il servizio turistico, ma sul potenziare le località, le comunità che vivono in quelle zone. Un esempio molto interessante è quello della Tunisia, dove abbiamo supportato un gruppo di donne artigiane locali. Questo poi ne parlerà più avanti la collega Pedemonte che interviene sul tema. Però le donne che sono portatrici di grandissime sapienze e di una grande cultura che si tramanda nelle generazioni, spesso non hanno accesso al mercato. Quindi cosa succede? Nel supportare queste produttrici arriviamo a portare al turista che va in Tunisia, sempre con la premessa che diceva Riccardo, che il turista sia informato e abbia la possibilità di accedere a queste rotte alternative, ma offriamo al turista un qualche cosa che è sostenibile, che porta realmente guadagno indotto nella popolazione locale. Un altro esempio, l'isola di Fogo a Capo Verde, vive di un'economia di sussistenza. Abbiamo deciso di, anche perché è l'unica che non ha spiagge bianche rispetto alle altre isole capoverdiane, abbiamo deciso di aiutare i produttori locali a rilanciare la produzione di vini locali dopo l'eruzione che c'è stata recentemente nel 2014 e che ha devastato le economie locali. Tutte queste sono realtà dove l'economia di mercato non arriverebbe, semplicemente per mancanza di interesse, probabilmente per un rapporto costi-benefici che nelle regole di libero mercato non sarebbe conveniente, non sarebbe, nessuno andrebbe a sfruttare quell'area. Quindi l'idea è questa, sì, incontriamo spessissimo turisti italiani, un esempio ancora è il Libano,
dove abbiamo sviluppato un progetto che con l'Ebano, con l'associazione della Lebanon Mountain Trail, associazione locale che è partita da un gruppo piccolissimo di persone, giovani, che hanno deciso di rilanciare il turismo naturale in Libano. E, sempre riagganciandomi a quello che diceva Riccardo, sì, il Libano è stata un'esperienza eccezionale perché nella percezione comune il Libano è un luogo ancora insicuro dopo la fine della guerra civile. Invece rilanciare una narrativa diversa di quello che si può andare a scoprire in un paese è qualcosa che genera cultura e che genera possibilità di scelta. Grazie, grazie Caterina Carmassi. E quello che mi viene un po' da dire, da sottolineare, è che appunto come ONG appunto lavorate sui territori, anche come nel caso della Lebanon Mountain Trail, cioè con qualcosa che veniva dal basso e dal territorio, e per far sì che il turista responsabile, che il turista sensibile ci arrivi, c'è bisogno che anche qualcuno lo sappia, quindi che voi come ONG fate da cassa di risonanza, ma anche appunto il contatto con i tour operator e con chi organizza viaggi. Allora mi sembra che appunto Renzo Garrone sia di nuovo, che la linea diciamo si supporta, e quindi tornerei appunto nuovamente da lui per chiedergli, appunto, in questo contesto può capitare di organizzare dei viaggi in dei luoghi critici dal punto di vista del rispetto dei diritti umani? In quanto tour operator, qual è il vostro ruolo e che cosa fate? È sicuramente un po' il caso per caso di cui si diceva all'inizio, di cui parlava Riccardo Nori, ossia noi abbiamo tutta una serie di paesi che sono paesi limite, io li chiamo così. Paesi come la Birmania, paesi come l'Iran o il Tibet, diciamo sottomesso dalla Cina, paesi dove è problematico andare e in certi casi scegliamo di non andare, in altri abbiamo scelto di andare con dei distinguo che adesso proverò a spiegare. Per esempio, va premesso che Ram Viaggi dal 1991 organizza viaggi di un certo tipo, tutti centrati sull'incontro, ma soprattutto centrati sull'Asia. Cioè noi lavoriamo in Asia, pensiamo che l'Asia peraltro occupa, diciamo, sono metà del genere umano, è un continente immenso, quindi neanche in tutti i posti. Diciamo, posso toccare degli esempi. In Tibet non andiamo, perché nella mia limitata esperienza, tra i grandi paesi, i cinesi sono decisamente i peggiori. I posti dove il posto, dove il lavaggio del cervello operato sulla popolazione è il più pervasivo, è il posto dove il controllo sul turismo è anche molto, molto serrato. In Tibet abbiamo fatto alcuni viaggi, per esempio negli anni 90, verificato che il rischio molto serio è di mettere nei guai la gente del posto. Ti si appiccicano delle guide alle calcagna che sono obbligatorie e che sono tipicamente delle spie, dei delatori. Hai un itinerario molto preciso all'interno del quale stare. Insomma, sono tutte condizioni che non ti consentono di avere quella tranquillità e quella libertà sia per i turisti che per la gente del posto, del sedersi in un cortile, prendere un tè e chiacchierare un po' di tutto, dalle cose comuni che fanno fare amicizia, perché il turismo è anche questo, no? Fondamentalmente deve essere soprattutto un turismo di tipo positivo, che è quello che noi promuoviamo. Non è possibile soprattutto appunto interagire liberamente e quindi abbiamo deciso di non andare da quelle parti. Visitiamo, peraltro, questa è una strategia da molto tempo, il cosiddetto Tibet etnografico, cioè i posti di cultura tibetana, dove stanno i rifugiati tibetani, il coordinamento del Dalai Lama, ma anche tutti i cugini dei tibetani, che sono l'immensa fascia himalayana che va dal Nepal, dal Ladakh a occidente, al Nepal in mezzo, e tutti i vari luoghi dove ci sono delle comunità di cultura tibetana. Abbiamo viaggi, non so, a Dharamsala, per esempio, dove vive il Dalai Lama, che sono viaggi intensamente incontristi e di intenso, diciamo, visitazione, possibilità di approfondire la causa di questa gente. Invece, per esempio, andiamo in Iran.
In Iran ci andiamo perché, per quanto il regime sia orribile e i record di diritti umani, i report di Amnesty lo provano chiaramente, ma è evidente, sono terribili, però gli interventi del regime sui contesti turistici, soprattutto dove ci sono meno soldi, soprattutto sul turismo su piccola scala, sono meno pressanti. Coi moderati al potere negli ultimi 10 anni, con il governo di Hassan Rouhani, è stato meglio, anche le condizioni, diciamo, in generale non ti vengono addosso a spiare continuamente, anche se ci sono in realtà tutta una serie di... Le spie esistono sotto mentite spoglie, questo te la dice la gente del posto, guarda questo qua è un bajij, questo è un pasdaran. E poi ci sono anche, c'è la contropropaganda di regime, ma almeno è aperta, nel senso che ci sono i free friendly talks dentro le moschee, in cui tu puoi metterti a parlare con gente, con ayatollah o anche diciamo clerici che hanno una competenza notevole rispetto a tutta la dottrina che si tratta di veicolare verso i turisti, ma con i quali comunque si può parlare perché parlano un eccellente inglese, e questo aiuta a capire il punto di vista di un regime che noi realmente conosciamo solamente attraverso la contropropaganda, insomma. Okay. Inoltre in Iran è possibile incontrare le persone liberamente, andare nelle loro case senza che si verifichino in realtà problemi seri, almeno finché non si sbandiera l'attivismo politico. Allora, davanti a questo chiaramente si potrebbero passare dei guai, altrimenti non succede niente. Non ci sono neanche restrizioni particolari rispetto a dove si va. Io sono stato numerosissime volte viaggiando per conto mio, viaggiando con i gruppi nostri, e puoi andare letteralmente quasi dappertutto. Magari non vai a Natanz oggi, dove l'altro giorno Israele è intervenuta, sembra sia stato Israele, con boicottando diciamo, l'apparato elettrico delle nuove centrifughe che loro hanno appena varato. L'Iran è un paese strangolato dall'embargo, okay? Hanno insomma una quarantina d'anni dal 1979 le prime sanzioni americane nei confronti dell'Iran di Khomeini, dagli anni 2000 sanzioni europee nei confronti legate al nucleare, e però è un paese dove la gente non si sente la maggior parte assolutamente rappresentata dal suo governo, dal suo regime. Si sentono invece similissimi a noi europei, ai cittadini liberi del mondo, questo è la loro appartenenza, sono la popolazione medio orientale più simile agli europei, del resto sono 5.000 anni che interagiamo, mondo latino, mondo greco, mondo persiano, e quindi ti accolgono a braccia aperte, è un paese molto bello. Infine, e chiudo su questo, l'altro paese limite che mi serve da esempio è sicuramente la Birmania dove andavamo negli ultimi 10 anni con buon risultato. Adesso la situazione è ovviamente sospesa, dal 1° febbraio c'è stato questo terribile colpo di Stato, ho appena finito un libro su questo che presenteremo tra l'altro fra qualche giorno su questi schermi, e ora soprattutto, piuttosto che parlare di turismo, bisogna cercare di dare una mano alla gente che manifesta per le strade. Diciamo siamo arrivati a circa 700 morti, l'esercito sta utilizzando armi da guerra su teatri che dovrebbero essere di pace, di fronte a manifestanti inermi. Comunque, negli ultimi 10 anni abbiamo lavorato da quelle parti, ma prima, perché la Birmania è un paese estremamente critico, fino al 2011 la mia organizzazione, cioè RAM, non ha assolutamente operato in Birmania, pur vivendo noi essenzialmente di Asia ed avendo competenze asiatiche. Anche lì andavamo per esempio a visitare alcuni gruppi in Thailandia di birmani, la diaspora birmana è soprattutto in Thailandia, ma per il resto abbiamo applicato un boicottaggio attivo, lo abbiamo fatto anche per conto di ITR, quando ero coordinatore di ITR abbiamo fatto una campagna birmana durata 1 anno e mezzo che cercava di porre l'attenzione dei visitatori, dei potenziali turisti e dei tour operator sul fatto che non ci si dovesse andare se non forse col turismo indipendente. Era la stessa Aung San Suu Kyi, il governo non eletto ma non mai lasciato governare, che chiedeva di non andarci. Poi c'è stata una
privatizzazione reale. Dal 2011 sono state varate tutta una serie di notevoli liberalizzazioni, cioè insomma non ci sono più stati reati di adunata sediziosa, è tornata la libertà di stampa, hanno liberato molti prigionieri politici, non tutti ma una buona parte, il governo parzialmente democratico in questa scomoda posizione di coesistenza con i militari però ha potuto governare e fatto delle riforme, e probabilmente è perché stava cercando di farne troppe che è arrivato il colpo di Stato. L'economia è sempre rimasta in mano ai generali, e però in questi ultimi 10 anni era fiorita una comunità di persone libere, sono quelle che sono nelle piazze oggi. Appunto grazie a Renzo Garrone, e penso che appunto l'esempio del Myanmar sia interessante e ci porta a un'ulteriore riflessione su cui vorrei chiamare nuovamente in causa appunto Riccardo Nuri di Amnesty International, che tra poco purtroppo dovrà lasciarci, quindi lo vorrei ricoinvolgere. L'attenzione del turista su determinati paesi, quindi magari anche il desiderio di scoprire un determinato paese, può tradursi o si traduce anche in una maggiore sensibilizzazione a quello che avviene in quel paese anche in termini di diritti umani? Il turista, dopo essere stato magari in Myanmar o in Iran, dal vostro punto di vista, diventa anche una persona più vicina ai temi di Amnesty e dei diritti umani? Ma sai, può diventarlo, però di nuovo caso per caso, perché io condivido molto ciò che ha detto Renzo prima di me a proposito dell'Iran, e cioè che le persone che incontri, che sono generose, gentili, hanno voglia di incontrare l'altro, perché sono sottoposte a una duplice repressione di un governo autoritario e di una situazione economica tra sanzioni e altro che penalizza moltissimo. Quindi in alcuni casi sicuramente sì, ma in altri casi il controllo, la repressione o le deviazioni di percorso, chiamiamole così, sono tali per cui tu non vedi nulla. Arrivi in un paese magari anche avendo letto e cercando di capire, puoi andare a vedere dei luoghi in cui ci sono delle comunità che sono minacciate, che sono sotto sgombero, che sono perseguitate, poi magari non ti ci fanno andare, oppure vai lì e trovi improvvisamente, quando vanno i comitati di ispezione sulla tortura nelle carceri, trovi tutto a posto e tutto pulito con le macchie di sangue appena lavate. Quindi non lo so, io quello che vorrei sottolineare è l'importanza dell'informazione. Quella che danno le organizzazioni di turismo responsabile, quella che danno le organizzazioni di cooperazione, quella che danno le organizzazioni per i diritti umani. E vorrei sottolineare una cosa che è stata detta, che è di straordinaria importanza, cioè il non fare danno a sé e agli altri. Non fare danno a sé ficcandosi in situazioni nelle quali magari per informazioni incomplete o non sufficienti o erronee addirittura si finisce in mezzo a situazioni nelle quali si può pagare un prezzo pesante, e il non fare danno ad altri significa, ecco, per esempio, non pretendere di andare in un paese, di andare a cercare a tutti i costi di parlare l'organizzazione locale per i diritti umani, magari fare delle foto, tornare in Italia, pubblicare, fare un bel post, e 48 ore dopo la persona che hai fotografato, intervistato e pubblicato finisce in galera. Quindi ci vuole veramente un'attenzione e una sensibilità. Dopodiché, per rispondere in maniera più netta e anche più rapida alla tua domanda, sì, potenzialmente il turismo è un veicolo di informazione e di sensibilizzazione, e quindi il turista che torna da un luogo nel quale c'è una situazione di violazione dei diritti umani, se riesce a non fare danno a sé e non riesce a fare danno agli altri, è una persona che torna e può creare un meccanismo di informazioni sul paese che può essere utile a moltissime altre persone. Grazie appunto a Riccardo Nuri, e vorrei appunto coinvolgere anche le altre ospiti che sono presenti in questo panel, e ricordo appunto a tutti i partecipanti, sia chi è qua presente su Zoom, sia chi ci sta seguendo su Facebook, che se vogliono fare delle domande ai nostri ospiti le possono scrivere, così le potremo poi discutere alla conclusione, diciamo, degli interventi. E fino ad ora abbiamo parlato di turismo e diritti umani immaginando
un movimento nei contesti dove esistono delle violazioni dei diritti umani, dove magari ci sono dei governi fortemente repressivi e delle situazioni molto critiche, ma non è il solo ambito in cui questi due temi si intrecciano. Ed è su questo punto che appunto chiamerei, darei la parola appunto a Yasmin Aboloa come, diciamo, rappresentante di ECPAT, che appunto vi occupate di azioni contro lo sfruttamento dei minori per turismo sessuale. Puoi farci un quadro della situazione nel mondo e qual è appunto, anche in dal punto di vista terminologico, che cosa succede e cosa anche il turista o la persona, diciamo, sensibile a questo tema dovrebbe o potrebbe conoscere? Sì, grazie per questa domanda, perché in realtà, anche se in questo momento non sta viaggiando quasi nessuno per turismo, in realtà temiamo che da un momento all'altro, quando tutto riprenderà regolarmente, riesploderà quello che era effettivamente uno dei punti dolenti del turismo. Premesso che appunto, tra, diciamo così, mentre quando si parla di violazioni dei diritti umani c'è in generale c'è una certa tendenza comunque anche a trovare dei riscontri per quanto riguarda le politiche internazionali, la volontà da parte comunque di prendere una, diciamo così, una presa di posizione dalle organizzazioni anche come appunto l'Organizzazione Mondiale del Turismo. Noi entriamo in quell'ambito che in realtà è quella zona grigia, oscura, effettivamente di un fenomeno che in realtà poi viene riconosciuto anche dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, che è appunto il turismo sessuale. E noi ci infiliamo lì in mezzo, perché purtroppo, cioè, il turismo sessuale è una realtà, questo va riconosciuto. Poi possiamo stare a discutere fino a domani, cioè del fatto che sia una pratica che effettivamente viola da un certo punto di vista i diritti umani in generale, viola eventualmente alcune categorie in particolari, senza entrare nello specifico ovviamente di genere. Però quando si tratta ovviamente di coinvolgimento dei minori appunto in questo ambito, qui entriamo in una violazione a tutto tondo, non c'è scampo per nessuno. E il quadro era tragico prima del Covid, in quanto ad un certo punto effettivamente noi abbiamo assistito da quello che era, ma un po' pure la genesi stessa della nostra esistenza. Noi nascevamo insomma sul sud-est asiatico, tanto che il nostro acronimo in origine stava appunto per End Child Prostitution and Asian Tourism, e nel tempo effettivamente questo acronimo è stato completamente così stravolto, non esiste più in realtà l'acronimo, perché il fenomeno è diventato di natura globale. È un fenomeno appunto che vede l'incastrarsi dello sfruttamento sessuale, e poi c'è la possibilità da parte appunto di turisti, di viaggiatori e turiste e viaggiatrici, fatemelo sottolineare questo aspetto, che si recano in questi posti e poi o per abitudine o per occasionalità si trovano effettivamente a praticare la prostituzione locale, essenzialmente, questo perché parliamo poi di prostituzione minorile messa a disposizione anche ovviamente dei locali. Ora, che cosa ci trovavamo di fronte prima del Covid? La situazione più o meno era stimata in questi termini. La gran parte dei turisti e turiste occasionali, vale a dire quindi persone che se poste o partivano, diciamo, con l'intenzione di fare il cosiddetto noto puttan tour, quindi partire con l'intenzione effettivamente di andare a praticare del turismo sessuale e poi posti di fronte alla possibilità di poter andare con delle o dei minorenni, non si tiravano indietro, ovviamente anche con tutta una serie di rimorsi di coscienza, consapevoli di aver fatto qualcosa di sbagliato, non tanto di aver commesso un reato, perché non c'è questa consapevolezza, ma questo ci ritornerei tra un attimo. E poi invece trovavamo gli abituali e quella nicchia che ovviamente sono i pedofili, che spesso vengono confusi invece con la maggioranza di persone che commettono questo genere di reato. Noi alla terminologia in questo caso ci teniamo particolarmente, perché per quanto riguarda la pedofilia in senso stretto, noi ci atteniamo a quella che è la definizione del manuale diagnostico statistico di psichiatria, e quindi pedofili sono coloro che, diciamo, vanno eventualmente e cercano, hanno pulsione sessuale solamente nei confronti dei minori in età prepubere.
E quindi, diciamo, questo era lo scenario che ci trovavamo di fronte. Uno scenario alquanto anche, diciamo così, devastante dal punto di vista culturale, perché poi questo è un problema che effettivamente ha la sua radice, cioè tanta ignoranza e mancanza di cultura, a parte che nei confronti dei diritti umani in generale, ma più specificatamente poi nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, perché il dato gravissimo è che nel corso degli anni questo fenomeno ha visto sempre di più abbassarsi l'età di chi commette questo genere di reato. Quindi praticamente noi abbiamo assistito a 18enni, ma anche 20enni, ovviamente. Però la fascia più corposa che c'era prima era quella appunto della fascia tra i 20 e i 40, diciamo 40-50, oggi tutto sarebbe ovviamente da riscrivere, però erano la percentuale più elevata che effettivamente praticavano questo genere di turismo, e questo lo dice lunga sull'assenza appunto di una cultura in questa materia. Quindi vale a dire che ci sono persone, fino all'altro ieri erano pure con minorenni, e quindi eventualmente non sapevano che se qualcuno l'avesse fatto con loro gli avrebbe offerto in cambio del denaro o comunque dei beni di prima necessità, dei servizi, qualcosa in cambio di una prestazione sessuale, con molta probabilità non si saranno resi conto che loro stessi sarebbero stati, insomma, delle vittime e avrebbero visti lesi i propri diritti. Quindi, diciamo, questo era il quadro tragico prima del Covid. Ora temiamo, insomma, che con quelle che saranno le riaperture, se da una parte, diciamo, c'è una difficoltà di ordine economico, quindi sarà molto difficile riavviare eventualmente viaggi di questo genere, però non è escluso che ci sia un ritorno a quello che era il fenomeno in origine, quindi un fenomeno di nicchia a cui si rivolgevano in particolar modo il turismo congressuale o appunto i viaggi di lavoro, quindi persone che si recavano in mete effettivamente dove si organizzavano convention, congressi, eccetera. Questo ovviamente senza voler demonizzare questa tipologia di turismo, però fino ad un certo punto, finché in Italia non avevamo una legge quale la 269 del 98, di cui ECPAT e tante altre associazioni, ma lo stesso Maurizio che è sempre stato in prima linea su questi temi, insomma, sono fatti promotori di questa legge qui, fino ad allora era possibile organizzare viaggi di questo genere. Oggi è vietato, però sappiamo che il passaparola consente comunque la possibilità, ovviamente, di andare a cercare questa nicchia, questa tipologia. Questo da una parte. E poi dall'altra c'è la soglia, diciamo così, che si è innalzata negli ultimi anni, che è quella dell'attenzione verso il cosiddetto volontarismo, perché tante volte proprio chi abitualmente si rivolgeva al turismo per andare a cercare questo, diciamo così, il target dei minorenni, quindi la prostituzione minorile, oggi sa perfettamente che l'attenzione è decisamente più elevata, allora se lo cerca in quella tipologia di viaggi che non desterebbero mai sospetto, e quindi l'attenzione andrebbe pure rivolta a questi viaggi qui. Sappiamo quello che è accaduto, insomma, anche con il caso di Silvia Romano, insomma, c'è da porre attenzione, insomma, a questo mondo qui. Quindi c'è anche l'orphanage tourism, insomma, ci sono queste nuove forme di turismo che prestano particolarmente il fianco, insomma, a chi effettivamente si vuole nascondere dietro a questo. E poi ovviamente non possiamo assolutamente non considerare il fatto che questo è un mercato che per la gran parte è gestito completamente dal crimine organizzato, e quindi mentre noi qui si litiga con la burocrazia e si riparte, insomma, con estrema fatica e non si sa nemmeno se si ripartirà, il problema è che il crimine organizzato già è attrezzato per far fronte, insomma, alle risposte da dover dare a questo mercato, e quindi già sta lavorando in questo senso. E appunto abbiamo parlato della legge di cui appunto ECPAT è stato anche promotore. Che cosa si può fare per contrastare questo fenomeno? Quali sono le vostre attività, iniziative, sia per sensibilizzare in un certo senso, sia per arginare questa tendenza che è, diciamo, preoccupante?
Ma allora, io penso che alla fine, insomma, di questo incontro di oggi, la parola che ci riporteremo a casa tutti quanti, e spero, insomma, di far ricircolare anch'io attraverso, insomma, questo genere di iniziative, è proprio informazione. Quello che manca è proprio l'informazione rispetto a queste tematiche. Purtroppo, cioè, noi viviamo in una realtà in cui si considera da una parte il bambino essenzialmente è sinonimo di figlio, quindi tendenzialmente non tutti si sentono, diciamo così, nella condizione di dover fare qualche cosa anche quando vedono situazioni di questo genere. Questo vale sia in Italia che ovviamente all'estero. Dall'altra poi c'è una forte tendenza, diciamo così, a considerare comunque i bambini dall'altra parte del mondo bambini di serie B essenzialmente, tanto che spesso questo ce lo sentiamo dire non solo da chi commette questo genere di reato, ma spesso anche da persone che vorrebbero far qualcosa, diciamo così, per le problematiche legate, insomma, alla povertà, allo sviluppo. Però poi ti senti rispondere: ah, però se no, voi realizzate progetti, programmi comunque in Cambogia o in sud-est asiatico, Sud America, non risolvete nulla perché vi scontrate con culture che, o comunque con popolazioni geneticamente portate a prostituirsi. Quindi il lavoro da fare è principalmente quello culturale. E poi invece, dal punto di vista, diciamo così, un po' più pratico, un po' più tecnico, è che ovviamente anche tutte le aziende, e questo non solo comunque il settore turistico nello specifico, devono cominciare a fare il salto di qualità, vale a dire, cioè, quello di dotarsi anche loro, cosa che noi per esempio per le associazioni lo richiediamo a gran forza, sono le cosiddette child protection policy. Ora, uno strumento che va declinato, perché è superato anche il tema del codice di condotta, i codici etici purtroppo, cioè, lasciano il tempo che trovano. Quindi bisogna dotarsi di strumenti specifici che mettano a riparo, da una parte ovviamente le culture locali e quindi i bambini, dall'altra parte evitando che entrino, diciamo, a contatto poi con i propri lavoratori, con i propri dipendenti e con tutto quello che muovono. Ma dall'altro anche tutelare l'azienda in questo senso, perché spesso e volentieri inconsapevolmente ci si macchia di questi reati, insomma, senza esserne direttamente consapevoli. E quindi, diciamo, i passaggi sono da fare tantissimi. E poi ci vuole una campagna di sensibilizzazione nazionale, insomma, noi in questo siamo molto indietro, ma ripeto, è perché è un problema proprio culturale, la gente non vuol sentire parlare di questo tema, lo ritiene lontano. Invece è molto più vicino di quello che si pensi, e col Covid si è avvicinato ancora di più, perché appunto gran parte di adescatori e di adescatrici in questo anno stanno lavorando online. Certo, quindi sì, è un tema che è ancora in forte evoluzione, mi sembra di capire in questo momento. E prima appunto si immaginava una sorta di vademecum a partire dalle schede paese di Amnesty International da poter fornire, diciamo, al turista in movimento. Ha senso, più brevemente, inserire anche almeno appunto un quadro terminologico che riguarda anche lo sfruttamento sessuale dei minori in questo tipo di comunicazione che va verso un turista, una turista più mainstream in un certo senso, oppure è qualcosa che viaggia su canali completamente diversi? Allora, in realtà la legge impone già che chi organizza viaggi in generale debba specificare appunto che viaggi di questo genere sono puniti, e quindi indirettamente che c'è la punizione per chi commette questo genere di reato, quindi indirettamente si colpisce anche il turista. Magari, dico io, fosse possibile effettivamente ottenere una maggiore collaborazione da parte, insomma, di chi anche promuove il viaggio, non effettivamente organizzandolo, quindi le guide turistiche. Spesso, insomma, noi abbiamo collaborato in passato, sono state fatte azioni di questo genere, però appunto sono interventi spot e lasciati sempre all'iniziativa del singolo. A questo punto riteniamo, visto, insomma, l'urgenza e l'emergenza che si verrà a creare, anche perché appunto cresciuta la povertà, quindi ovviamente saranno anche le famiglie che prese dalla disperazione
con molta probabilità ricominceranno a vendere i propri figli in determinati posti del mondo, quindi è il caso che ci si attrezzi e forse lo si faccia in maniera un po' più strutturata. Quindi magari, diciamo, finalmente fossimo nuovamente riascoltati, insomma, dal ministro o effettivamente dalla cooperazione in questo senso. Ci si sta lavorando, però il percorso è lungo, perché questo non viene mai considerato un tema prioritario, quando in realtà poi andrebbe fatto un discorso pure qui di sistema, per cui lo sfruttamento sessuale può essere o una causa o un effetto di una violazione di un'altra tipologia di diritto, insomma, dell'infanzia. Quindi ci vuole solo la volontà di far qualcosa, effettivamente. Dunque, grazie a Yasmin, appunto, per la tua testimonianza e il tuo approfondimento su questo argomento. E appunto passiamo da una fascia particolarmente debole a un altro gruppo di persone che pur essendo, diciamo, un asset nel turismo, cioè molte professioniste sono donne, molte lavoratrici sono donne, ma spesso ugualmente incorrono in situazioni di difficoltà. E molto spesso anche le turiste stesse si trovano in condizioni di rischio. Quindi appunto volevo chiedere a Yaya Piedemonte se ci aiuta, diciamo, ad entrare in maniera verticale su questo tema e anche di spiegarci che cosa si intende per gender responsible tourism. Sì, buongiorno. grazie per la domanda. Dunque direi, prima rispondo a quello che mi hai chiesto a proposito delle turiste stesse. Questo è un tema che dibattono molto le associazioni, dei club, dei gruppi di donne che viaggiano. E loro dicono sì, effettivamente di aver corso molti rischi, di aver paura, e cercano di fare rete, di aiutarsi a vicenda con diversi sistemi. Sicuramente è un tema non necessariamente, secondo me, legato al fatto di viaggiare, perché tu ti puoi trovare in una città, in una via, sia perché abiti lì, sia perché tu sei una turista, e poi naturalmente ci sono mille sfumature che variano con il fatto che tu sia in viaggio o no, ed è un tema molto largo. Quello di cui io mi occupo di più e che secondo me è forse più quasi si inserisce quasi meglio sulle cose che diceva Jasmine o Caterina o anche le altre persone prima, è un po' sulla fragilità delle donne che lavorano nel turismo. E io non mi occupo necessariamente di fragilità, io mi occupo in generale di comunicare quello che fanno le imprenditrici, proprio per aiutare l'economia di queste donne, no? Il mercato del turismo organizzato da delle donne che lavorano nel turismo, di qualsiasi categoria se siano, e faccio un po' comunicazione cercando di portare più viaggiatori possibili dove ci sono delle donne che lavorano nel turismo per aiutare l'occupazione femminile, perché sia ben chiaro, questo è l'unico modo per aiutare l'economia e lo sviluppo di qualsiasi paese. Quindi questo è un dato di base e di fatto. Quello che c'è invece da dire, anche collegato con quello che dicevamo prima, è che la fragilità dell'occupazione femminile, e non solo quindi rispetto ai diritti, è diventata più urgente con la pandemia, però erano temi che facevano già parte del gender tourism. Nel senso che le donne occupate nel turismo sono comunque la maggioranza rispetto agli uomini, però rendiamoci conto che stiamo parlando di forse addirittura 150 milioni di persone nel mondo, perché ovviamente, come sappiamo, il turismo è una delle industrie più diffuse, e quindi loro collaborano, o forse dovremmo dire collaboravano prima della crisi, per milioni di miliardi nel PIL globale. E viceversa, comunque sono la maggioranza degli addetti nell'industria in attività collegate a lavori informali, precari e vulnerabili. Ok, così come spesso i giovani, così come spesso delle categorie più marginali. E nonostante, eppure le donne si sa che sono bravissime quando fanno, nei nostri paesi, frequentano scuole specializzate, e poi come anche sono portate a lavorare nel turismo, perché sono empatiche, sono comunicative,
guardano spesso al futuro e quindi hanno una forma, diciamo, quasi naturale verso la sostenibilità. E, comunque, è stato studiato da chi si occupa di questo tema, dei diritti umani nel turismo e, o dei diritti umani nel genere, che sono naturalmente vittime di stereotipi assolutamente anche nel turismo e anche lì per in diversi modi, sia come viaggiatrici in questo caso, sia anche come donne che occupate nel turismo, sono vittime di stereotipi, sono spesso meno protette dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista sociale e legale. È anche su di loro un gender pay gap. Tante volte sono proprio loro le prime a denunciare la violenza e la paura di o comunque di violazione della loro privacy, eccetera, quelle che lavorano negli alberghi, eccetera. Spesso hanno piccole imprese, imprese familiari per cui non hanno meno accesso al credito e alla formazione, insomma c'è una quantità di problemi collegati al lavoro delle donne nel turismo. È proprio per questo che con una serie di altre associazioni stiamo preparando un manifesto, una serie di azioni che saranno molto interessanti per spingere l'industria e i politici a mettere una lente di genere in qualsiasi decisione, in questo caso anche nel turismo. È uno degli argomenti di cui si parla di più in questi mesi, del come sia necessario coinvolgere tutto l'aspetto dell'occupazione femminile nello sviluppo per avere un futuro migliore. Vedremo cosa riusciremo a organizzare. Per tornare invece ai diritti umani, per esempio quando sono stata a Berlino alla conferenza virtuale sui diritti, ero con delle persone che si occupano di LGBT o di Afro-Americans o ispanici, e quello che sostenevano erano che alla fine loro sono semplicemente stufi degli stereotipi, perché loro di essere definiti minoranze, perché ormai sono diventati una maggioranza, e quindi la discussione è stata sul fatto che stiamo parlando di problemi culturali. Rispetto invece al genere, alle donne, io direi che per esempio, l'anno scorso quando ho scritto la guida delle libere viaggiatrici, per farvi subito un esempio concreto, io ho scoperto, parlando con le donne che erano chiuse in casa perché durante il lockdown non riuscivano a organizzare i viaggi, aprire il proprio albergo o fare le guide o altre attività, ebbene, che cosa ho scoperto? Che tutti i problemi di paura, di non accesso al credito, di stereotipi, erano passati in secondo piano e loro si stavano dando da fare tantissimo per inventare delle nuove attività o comunque sostituire parzialmente quello che stavano facendo e variarlo un po'. E per cui si sono improvvisate videomaker piuttosto che cuoche e fattorine per portare le cene nelle case, eccetera. Tutte cose che noi sappiamo, io ho cominciato a scoprirle più di un anno fa, e hanno dimostrato, poi se ne è parlato tanto, di quanto le donne sono resilienti, e questo è per fortuna almeno un lato positivo che ci dà qualche speranza, cioè le qualità delle donne spesso suppliscono alle paure e ai problemi che possono emergere dalla violazione dei loro diritti. Comunque, sempre per tornare al discorso dei diritti umani, diciamo che nel turismo i diritti principalmente coinvolti quando si parla di occupazione di genere sono i diritti del lavoro, ma poi anche l'istruzione, i processi, la difficoltà di accedere ai processi decisionali, la protezione dalla discriminazione. E poi la sicurezza, quindi la paura proprio di attacchi personali, eccetera, e la salute, quindi l'accesso a una buona salute. Sono tutti diritti che sono stati si sono acuiti in questo periodo del Covid, ma come dicevo prima, esistevano anche prima. E ci sono poi tantissimi argomenti interessanti collegati a questo, per esempio il fatto che i diritti sono interconnessi tra loro. Vi faccio un esempio. Tutti sappiamo che la popolazione umana ha uno dei diritti, è il diritto all'acqua. Se voi provate a andare a studiare
nelle popolazioni in cui il diritto all'acqua non è così riconosciuto e chiaro, e andate a vedere come la vita delle donne in quei paesi. Ebbene, per esempio, si è visto che le bambine che vanno a prendere l'acqua intanto non hanno diritto alla sicurezza al cibo, perché appunto non hanno l'acqua potabile, eccetera. Però poi che cosa hanno anche spesso? Vedono violato il diritto di andare a scuola perché magari certi giorni non possono. Poi scoprono che andando a prendere l'acqua o comunque non andando a scuola, come sappiamo, aumentano le possibilità di essere importunate o comunque insomma la loro vita, la loro privacy è violata in qualche modo da persone che cercano, o perché vogliono accompagnarli in macchina, per non dire quando veramente invece poi subiscono delle violenze. Quindi hanno paura. Hanno paura, si rinchiudono più spesso in casa, vanno meno a scuola, alla fine avranno anche paura da grandi a cercare un lavoro, a seguire un corso, a darsi da fare, tornano a essere di nuovo vittime degli stereotipi e a rinchiudersi nei lavori tradizionali, occupazioni tradizionali o nella vita tradizionale. Quindi partendo da un punto qualsiasi di questa filiera, chiamiamola, abbiamo già elencato tutta una serie di diritti che sono difficili da far rispettare e da non violare. Questo solo per dirvi uno dei tanti esempi di interessanti che si incontrano quando si tocca questo argomento. Ti grazie Yaya, e appunto dal tuo racconto, dai temi che hai affrontato, riemerge un po' come le violazioni dei diritti umani e dall'altro canto diciamo la tutela degli stessi si intreccia. Appunto parliamo appunto di questioni di genere, parliamo anche di diritti dell'infanzia e volevo chiedere appunto a Caterina Carmassi, che appunto si occupa proprio di diritti umani per COSPE, se ci può appunto aiutare a ricreare, a riunire un po' i puntini di quali sono poi i diritti che vengono violati maggiormente, quali sono poi le fasce della popolazione più colpite, prima appunto di concludere nuovamente con appunto con Renzo e poi lasciare spazio alle domande, che qualcuna è già arrivata, e se qualcun altro vuole scrivere nella chat ne siamo ben felici poi di rispondere. Quindi intanto a Caterina. Un piacere, poi fra l'altro visto che in effetti arrivano delle domande che danno spunti interessanti, quindi spero di poter parlare con chi ascolta. In realtà Yaya ha detto già molte cose e vado ad aggiungere probabilmente ben poco a quello che diceva, però in effetti se c'è una cosa che mi piacerebbe trasmettere a chi ci ascolta oggi è un modo di vedere l'interconnessione tra i diritti e le nostre e l'impatto che le nostre azioni di turisti possono avere su questi diritti in un modo un pochino diverso, perché a volte si parla di informazione, ma è semplicemente iniziare a valutare in maniera critica o da un altro punto di vista le nostre azioni. Spessissimo quando si parla di turismo, lo menzionavo prima, si parla di sostenibilità ambientale. Però la sostenibilità ambientale, quindi il diritto, quello che nella legislazione di diritto internazionale viene codificato come il diritto ad un ambiente salutare, in realtà è un piccolissimo aspetto della molteplicità dei diritti che possono essere violati. Vi faccio un esempio molto banale. Quando l'impatto ambientale significa non solo impatto sul diritto all'acqua che giustamente menzionava Yaya. Faccio l'esempio banale di un campo da golf messo in zone dove sia assolutamente insostenibile rispetto alle risorse naturali, di quante risorse andiamo a drenare. Ma ad esempio il diritto, il right to housing, quello che viene chiamato il diritto ad un'abitazione decente e in generale ad uno standard di vita dignitoso. Questo è collegato non solo al cibo, appunto strettamente collegato all'acqua. Immaginate di cucinare senza acqua potabile o di avere un diritto alla salute appena garantito, pensiamo ora in pandemia, senza l'acqua corrente. Ma il right to housing, quindi il diritto ad avere un'abitazione, viene spessissimo minato dal fatto che le grandi imprese, i grandi investitori, hanno interessi ben precisi in certe zone del pianeta
che hanno potenzialità di sfruttamento turistico. Quindi grandi resort che sorgono dove prima, secondo noi turisti ignari, non c'era niente, no? Ci immaginiamo che processi ci sono stati alla base della costruzione di quel luogo, perché nell'occasione migliore si è trattato di un ordine di sfratto, si è trattato di evictions, diciamo, fatti attraverso canali legali. Nelle peggiori delle ipotesi si è trattato di comunità cacciate via con le pistole alla testa. Quindi c'è tutta una gamma di possibilità e quindi il diritto alla casa è un aspetto importante. Non solo, tante popolazioni coltivano in alcune zone, quindi non è solo la nostra idea occidentale della casa in un posto, ma è quella di un accesso ad una terra coltivabile che poi dà diritto al cibo e al sostentamento, oltre che economico, alimentare. Non solo, c'è un aspetto curioso e qui ancora stimolo la riflessione al pensiero critico. In tantissimi paesi ordinamenti confessionali, diciamo, quindi tutti quei paesi dove vi è ancora una coesistenza fra il diritto religioso e quello laico, in particolare musulmani, le donne sottostanno ad un diritto di famiglia. Il diritto di famiglia regola la possibilità di ereditare terreni e proprietà da parte delle donne in maniera diversa, o comunque i loro diritti di proprietà sono registrati in maniera diversa, seguono statuti separati da quelli maschili. Immaginatevi che anche nella migliore delle ipotesi, la più auspicabile, in cui vi sia ad esempio un'espropriazione con dei pagamenti effettuati in maniera legittima al rimborso delle espropriazioni, quindi quella che a noi sembra da occidentale appunto ancora la cosa più lineare della terra, bisognerebbe vedere se è lecita l'espropriazione per ragioni di sfruttamento economico, però quello che nel nostro modo di pensare dice bene, un'espropriazione seguita da un rimborso economico. Moltissime donne, non potendo far valere i diritti formalizzati e formali su determinate proprietà, non accederanno mai a questo tipo di risarcimento. È solo un esempio in mezzo a mille, chiaramente, non voglio dire che sia il principale, era un modo per pensare al nostro impatto in maniera diversa e critica. Detto questo, lo stesso vale ad esempio in maniera molto più ampia per le popolazioni indigene. Tutte le zone di bellissime risorse naturali che ci sono in Centro e Sud America sono spessissimo zone di proprietà collettiva, dove impiantare un tipo di struttura che segue un modello di proprietà privata del tutto allineata al nostro modo di vedere lo sfruttamento del territorio, è dannosissimo per le popolazioni locali, che oltretutto non hanno nessun tipo di... insomma, non mi addentro nelle modalità tecniche in cui possono tutelare i propri diritti, ma hanno pochissime possibilità di tutelare i propri diritti proprietari in quanto proprietà collettiva. Quindi, sì, direi questa interconnessione andrebbe ripensata, bisognerebbe fare cultura sull'interconnessione dei diritti. Questo non vuol dire, e siccome questo, per come la vedo, è anche un incontro ludico in un qualche modo, si sta parlando anche di turismo, di cose gradevoli, che speriamo di tornare a fare in modo responsabile. È vero che il primo soggetto a dover proteggere i propri abitanti e le persone è sempre comunque lo Stato. Per il diritto internazionale è vero che dovrebbe essere sempre lo Stato il primo garante della tutela dei diritti umani dei soggetti che sono sotto la propria giurisdizione. Ma questo non vuol dire che non possa essere supportato e spronato e mosso verso una maggiore tutela e verso una legislazione migliore da un turismo consapevole. Sì. Il turismo consapevole che a sua volta crea una dinamica positiva, un circolo che positivo anche nelle imprese che offrono, che fanno offerta di turismo. Scusa Angela, se interrompo un attimo. C'era una domanda, ma l'autrice della domanda, che si chiama Alice, deve lasciarci tra un quarto d'ora, 10 minuti, se puoi dargli la parola o riportare la sua domanda. Grazie.
Certo, assolutamente. Grazie a Caterina Carmassi e tra l'altro ci tengo a sottolineare che su Facebook c'è stato un commento proprio, di una, proprio relativo al Cile e a quello che accennavi tu, cioè al fatto che in delle zone fortemente turistiche ci sono stati episodi di gravissima repressione nei confronti delle popolazioni indigene e delle popolazioni locali, che spesso appunto passa completamente in secondo piano e anzi è importante parlarne ed è importante appunto mettere l'accento su, sull'interconnessione, su un cambio di punto di vista come, come dicevi. Appunto la domanda che ci viene invece da Alice Palazzo, ve la leggo e poi potete diciamo suggerire voi chi si sente di dare una risposta. Appunto Alice è una guida turistica e operatrice culturale per l'Associazione Culturale Cooperativa Sociale e Comunità Trame di Quartiere, che opera a Catania, a San Berillo. E è un quartiere appunto etichettato come multietnico e a luci rosse. Nonostante questo, l'obiettivo appunto dell'associazione e della cooperativa è portare una sorta di turismo responsabile nel quartiere, appunto che ha una storia molto ricca ed è abitato appunto da categorie fragili troppo spesso dimenticate. Quello che ci chiede, appunto che vi chiede Alice, è quali... Cosa pensano appunto di questo obiettivo? Cosa pensate di questo obiettivo e a che cosa devono stare attenti nel portare avanti questa azione che ha tutti gli effetti socioculturali? E se volete, appunto, Alice può spiegarsi e aggiungere qualcosa a lei stessa. Chi vuole rispondere innanzitutto? Ma io posso dire una cosa. Tutti vogliamo rispondere. Sì, no, più che altro se c'è la possibilità di far parlare lei un attimo, visto che comunque poi deve andare via, magari ci spiega un po' meglio, così focalizziamo. Certo, allora Alice, se puoi attivare il microfono, perfetto, ti vediamo anche, grazie. Il video però per un momento perché sono con il mio bambino e allora preferisco, se lui si muove, evitare di mostrarlo chiaramente. Però ecco... sono stata molto interessata a quello che avete detto. Diciamo, volevo portare la mia esperienza perché la ritengo interessante, visto che siamo molto spesso rivolti ai diritti umani, ecco, di tutte quelle popolazioni e paesi veramente fuori dall'Europa. La mia realtà è invece da catanese, quindi siciliana, è che tantissimi problemi ci scontriamo con questa problematica dei diritti umani in casa nostra. E quindi la nostra associazione vuole proprio, scusate, stacco per lui, vuole proprio portare il focus su questo. Noi facciamo delle passeggiate, proponiamo, quindi ci sono anche dei tour operator che specificatamente ci chiedono, ma comunque il nostro servizio turistico, diciamo, è stato orientato in primis alla cittadinanza, ma anche molti stranieri oggi vengono nel nostro quartiere per scoprirne la storia, perché è un quartiere periferico ma al centro di Catania, ma totalmente dimenticato perché abbiamo disagio abitativo, palazzi diroccati molto spesso occupati, la prostituzione di qualsiasi genere, ecco, e anche età e anche provenienza, cioè non solo locali ma anche moltissime persone del latinoamericane, per esempio. Voglio specificare che non c'è sfruttamento in realtà, sono tutte, questo discorso della prostituzione, sono tutte persone che lo fanno per scelta, diciamo, o per trascorsi chiaramente brutti della propria vita, ma comunque non li obbliga nessuno. E niente, quindi noi chiaramente le nostre passeggiate che vogliono portare l'attenzione sul quartiere e anche su determinate in realtà edifici storici, proprio per dare un focus anche, cioè puntare gli occhi dell'amministrazione su queste realtà per avere degli aiuti, portiamo anche i turisti, ma ci poniamo il problema di non disturbare gli abitanti. Quindi spesso le nostre passeggiate circumnavigano un pochino il quartiere e questo, diciamo, finora è stata la strategia che abbiamo utilizzato, portarli poi nella nostra sede che è in quartiere e spiegargli
con delle immagini o delle mappe, dei lavori che abbiamo fatto, quali sono le realtà, ma senza voler intaccare troppo la vita quotidiana, l'equilibrio quotidiano di quello che sta in quartiere. Chiaramente poi tutto quello che facciamo è rivolto al quartiere, quindi nel momento in cui ci facciamo, ecco, pagare un servizio della passeggiata, che c'è, poi sono donazioni, ecco, la maggior parte va in azioni sul sociale, e abbiamo una rete che opera per aiutare appunto tutte le persone che abitano da lavori con, cioè anche Amnesty, per dire, collabora con noi, porta la Croce Rossa, viene per le vaccinazioni, o tutte queste sono gli sportelli del lavoro, lo sportello della sanità, degli avvocati per chi ha bisogno di dei visti, no? dei permessi di soggiorno. Ecco, la nostra azione è in realtà molto ampia, però vorremmo migliorare un pochino la nostra, in qualche modo, offerta turistica, e mi piacerebbe che in realtà come la nostra venissero più considerate all'interno del grande macro tema del turismo responsabile, sostenibile. E niente, volevo, ecco, forse spero di non essere andata fuori tema, ma ci tenevo ad avere un confronto con voi che siete esperti in tutto questo. Grazie Alice, grazie, insomma, per averci portato appunto a conoscere la vostra realtà. Mi sembra di aver capito che più di qualcuno vuole intervenire, quindi chiederei appunto a Renzo Garrone, poi a Yasmin e poi a Caterina se vogliono appunto rispondere a questo suggerimento, a questa questione. Non approfitto di molto tempo, ho messo sulla chat un indirizzo di un operatore turistico che si occupa di cose di questo tipo a Palermo. Alice, contattalo e vedrai che ci tiri fuori qualcosa. Grazie infinite. Molto pragmatico, benissimo. Yasmin, volevi aggiungere anche tu qualcosa? No, diciamo, sono un attimo rimasta sconvolta dalla questione, diciamo così, del quartiere a luci rosse, non tanto per il quartiere di per sé, perché insomma, diciamo, credo che in un futuro nemmeno troppo lontano, visto che si parla di sex worker, quindi è un tema caldo anche all'interno dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dei sindacati e tutto, quindi penso che a breve, insomma, avremo forse un effetto wow di questo tema. Quindi del riconoscimento della professione anche forse con sbocchi dal punto di vista fiscale, però ovviamente se si è parlato di età anche e c'è un problema, perché tu hai detto che non c'è il problema dello sfruttamento, ma sotto i 18 anni è sempre sfruttamento, è un reato, non esiste il consenso, non esiste la libera scelta per un minorenne di prostituirsi, è reato sempre e comunque, sociologicamente ne possiamo parlare fino a domani, insomma Ruby è stato l'emblema, come pure tutte le ragazze dei Parioli, però dal punto di vista prettamente giuridico c'è un problema, quindi forse c'è qualche altra cosina sulla quale dover andare a fondo. Mi parli di sudamericani, noi abbiamo avuto qui in casa proprio qualche anno fa, nel 2015 se non erro, un caso a Pomezia dove c'era una proprio trafficking, quindi tratta di minori provenienti dall'Argentina, trans, perché c'era in quel momento, andava molto di moda sul litorale, insomma, romano, la ricerca, insomma, del minorenne trans, venivano appositamente portati dall'Argentina. Quindi magari sarebbe il caso effettivamente di capire un po' meglio che tipologia di realtà è e se eventualmente servisse una mano, insomma, anche i nostri riferimenti su questa parte qui. Ok, qualunque età era intesa dai 20 anni in su, perfetto, allora qui parliamo insomma di consenso e di libertà eventualmente, però insomma se serve una mano su questo tema ci siamo, tutto qui. Grazie, tra l'altro approfitto perché scopro anch'io dalla chat che appunto Maurizio Giambalvo è qua presente, quindi insomma questa è una prima connessione.
E appunto lascio la parola anche a Caterina Carmassi, che voleva aggiungere qualcosa nella risposta ad Alice. Nel frattempo, se qualcun altro o qualcun'altra ha delle domande, le può sempre scrivere o semplicemente quando concludiamo accendere il microfono e darle direttamente ai nostri ospiti. Alice, ciao, sarò velocissima e ti ringrazio per la testimonianza e volevo solo farti presente una cosa. Quando prima ho parlato di approccio partecipato oltre che integrato, quello integrato lo utilizzate già di fatto, ne hai già dato una descrizione interessante. Quanto ad approccio partecipato intendevo proprio questo, la minimizzazione dei rischi di conflitto con le comunità locali viene soprattutto da un approccio partecipato. Quindi nella misura in cui voi riuscite a identificare i bisogni della comunità locale e ad integrarli in un qualche modo, sono sicura che, poi ci sono realtà più o meno difficili chiaramente, però diciamo sono sicura che si possano gettare le basi per un'accettazione diversa da parte delle comunità dove andate a intervenire dell'attività che fate. Non ultimo, cercate la collaborazione delle istituzioni, nel senso che spesso ci sono situazioni in cui cercare la collaborazione delle istituzioni è del tutto impossibile. Prima Riccardo di Amnesty parlava dell'Egitto. Certo che nei progetti di cooperazione a volte è difficilissimo arrivare a sistemi apicali che sono essi stessi, a volte parte di un problema. Ma a livelli locali cercate di interagire con una parte delle istituzioni che sia più ricettiva, quantomeno più disposta all'ascolto. Nella misura in cui riuscirete a capire quali sono i bisogni e che cosa si chiede, quali sono i bisogni alla base, cioè c'è un problema di rumore, c'è un problema di mancato guadagno, c'è un problema di accesso al lavoro, cioè riuscirete attraverso la comprensione dei bisogni a offrire qualcosa di meglio. Come mi raccontava un'amica coinvolta in un progetto di turismo sostenibile, diceva abbiamo avuto la rivolta del comitato di vicini perché tutti arrivavano con i troll e facevano rumore passando di notte. Quindi questa è una nota di divertimento, veramente. Però attenzione a capire di cosa hanno bisogno le persone intorno. E non esponetevi a rischi, nel senso che questo serve anche per non esporsi direttamente e non esporre le persone che con voi collaborano, perché poi di fatto la persona che ha voglia di collaborare con voi non sapete se si sta esponendo a un qualche rischio nei confronti della comunità a cui appartiene. Grazie, appunto, grazie anche a Caterina e do la parola anche a Yaya, così tutti diciamo intervengono su questo caso. Che sì, così sistemiamo Alice dall'inizio alla fine, perché io concludo con un'altra questione, e cioè esistono, sono sul mio sito, ne ho intervistate tantissime, molte iniziative in cui si coinvolge un quartiere, soprattutto donne in genere sono guide o comunque sono, io ovviamente lo racconto dal punto di vista delle donne che ho intervistato e di cui ho scritto sul mio sito per promuovere i loro viaggi, le loro iniziative. Poi questo non esclude assolutamente, ovviamente, che ci possono essere degli uomini coinvolti. Tante volte sono più coinvolti perché magari sono negozianti, ci può essere il barista, che so io, marocchino che fa un tè con dei dolcini, o persiano che fa dei dolcini speciali. Spesso le donne sono guide, spesso sono coinvolte, non so, un caso recentissimo a Londra, hanno appena iniziato due o tre donne a lavorare come guide in quartieri assolutamente non turistici, dopo esperienze difficili nella loro vita o comunque disoccupate, e hanno trovato il modo di portare i turisti in giro per conoscere il proprio quartiere, coinvolgendo però le persone del quartiere. Ci sono dei tour appunto fatti apposta a Parigi, in tante città italiane, per conoscere i diversi quartieri con gli abitanti e usando la cultura come mezzo, come leva per incuriosire le persone, per andare a scoprire la cultura degli abitanti o comunque delle persone che fanno le guide o che coinvolgono, ti possono far vedere un palazzo, ti possono portare a mangiare dei dolci, ti possono raccontare che loro sono nate lì, com'è cambiato da quando erano bambini, ma sono tutti modi per coinvolgere la comunità e in primo luogo dare, magari possono servire per far lavorare
donne, dico io di nuovo perché sto parlando di questo, ma e ci sono dei punti, delle regole precise, per esempio tra le cose che noi stiamo cercando di organizzare, per cui quello che dicevo, in qualsiasi politica ci vuole un impatto di genere, per esempio, ti faccio un esempio, in questo caso si dice quando un'organizzazione vuole lavorare con delle donne che cercano lavoro prima di dare questo lavoro, ci sono per esempio dei sistemi particolari per parlare con loro e capire, oppure fargli fare un training, una formazione vocational in base a quello che loro si sentono di fare o come vivono, come quello che sanno fare, quello che possono fare. Sono tutti dei metodi, diciamo così, per lavorare, per organizzare delle magari da un piccolo esempio di tu che vai a fare la guida nel tuo quartiere, può nascere una piccola organizzazione che coinvolge più persone e quindi quindi ecco, ci sono dei tante possibilità, sempre se tu ti metti in quest'ottica di valorizzare la cultura locale, i bisogni, i problemi, appunto magari sul lavoro oppure di spostamenti o altri problemi che ci possono essere. Per esempio, uno dei punti importanti di cui parliamo noi in questa sorta di manifesto che stiamo studiando, che è diventato molto di attualità adesso col Covid, è che siccome le donne si è visto che hanno di più un digital gap, cioè sono meno brave, hanno meno occasioni per essere abili sul digitale, sono aumentati tantissimo i corsi per aiutare le competenze digitali e tecniche delle donne. Questo è diventato, neanche farlo apposta, è stato nominato come un diritto, uno dei nuovi diritti umani delle donne, di poter chiudere questo digital gap. E per esempio su questo si possono fare dei corsi alle donne che poi possono lavorare magari per organizzare il tour con internet, per esempio, e così via. Questo per dirti che tutto è un po' connesso. Ecco. Grazie infinite anche per i link che state mandando in chat. Volevo giusto aggiungere che proprio riguardo a questo tema del coinvolgimento, ho dimenticato di citare un progetto che di una rete internazionale, Migrant Tour, che forse avete già sentito nominare, e abbiamo appunto attivato Catania, grazie alla nostra associazione, è anche parte di questo progetto. Quindi purtroppo non sono donne quelle che siamo riuscite a coinvolgere, mi piacerebbe tantissimo perché sono veramente capaci di una grande di comunicare veramente tanto, però ecco, il progetto va avanti ed è veramente bellissimo e ringrazio tutti, ecco, per il vostro contributo. Grazie a te Alice per averci dato, diciamo, questa occasione anche di discutere e da aggiungere degli aspetti a quello che avevamo già introdotto. C'era un'altra domanda che veniva da Facebook che ci chiedeva se fosse possibile appunto poi riutilizzare, riascoltare quello che tutto questo panel anche nei prossimi giorni. È naturalmente possibile, come dicevamo all'inizio, la registrazione dell'intero incontro resterà disponibile su Facebook e dai prossimi giorni anche sul canale YouTube dell'Associazione appunto Italiana Turismo Responsabile, quindi si può riutilizzare. Vedo se in chat effettivamente c'è ancora un messaggio e appunto ci sono un sacco di link utili nella chat che vi consiglio di salvare o di visitare, insomma, per chi desidera saperne di più. Appunto l'ultimo appunto è condiviso da Renzo Garrone, riguarda l'informazione sull'Iran, quindi su come prepararsi eventualmente a dei viaggi in dei posti e in dei luoghi anche critici in cui però si può viaggiare in maniera responsabile. Se appunto non ci sono altre domande, altre considerazioni, vorrei chiudere ricordando appunto
appunto sia il fatto che sul sito di Amnesty International ci sono a disposizione appunto i rapporti annuali, quindi con tutte le schede paese che riguardano la condizione delle violazioni dei diritti umani appunto stato per stato, ma soprattutto c'è la possibilità per ciascuno di noi, se lo desidera, di firmare e aderire alla campagna di Amnesty International per la liberazione di Patrick Zaki. Adesso appunto lo vediamo proprio sul sito, c'è una sezione dedicata a Patrick, appunto proprio in questi giorni è stato pubblicato, insomma è stato reso pubblico un messaggio che lui ho voluto scrivere in italiano per ringraziare appunto della vicinanza che sta percependo appunto anche dall'Italia dove studiava, ma appunto Patrick resta in carcere e quindi ci sembra importante continuare a parlarne, continuare a parlare di quello che succede in Egitto, caso appunto assolutamente limite anche dal punto di vista turistico, come ci ricordava prima Riccardo Nuri. Bene, io vorrei dire due parole conclusive. Intanto ringrazio tantissimo Angela che ha moderato brillantemente questo nostro incontro, ringrazio tutti i relatori. È stato anche bello affrontare un caso concreto sentendo una pluralità di voci, una pluralità di indicazioni e di suggerimenti. E vi ricordo i nostri prossimi eventi. Noi il 20 di aprile, sempre nel tardo pomeriggio come oggi, terremo un incontro sul passaporto sanitario o passaporto vaccinale, E ci sarà il nostro corso organizzato dalla nostra scuola Pina Sardella che si terrà il 23 e il 30 di aprile sulla cooperazione internazionale allo sviluppo di pomeriggio in entrambi i casi. C'è ancora la possibilità per chi è interessato di iscriversi, ci sono ancora dei posti disponibili. Il 22 avremo un ITR incontra off, come si dice, con Renzo Garrone e parleremo del suo recente libro sul Myanmar. Quindi abbiamo una serie di appuntamenti, poi ne avremo degli altri, abbiamo un calendario che va avanti fino all'inizio dell'estate. Con questo io vi saluto tutti, vi ringrazio per la partecipazione e ci sentiamo ai prossimi appuntamenti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti, a presto. Grazie.